Caso molto particolare Mantegna, forse genio precoce nella pittura come Mozart lo fu nella musica. A 10 anni va a bottega, a 12 inizia a sfornare quadri per conto proprio, a 16 inizia, a 17 conclude, a 17 anni va in causa di lavoro con il proprio padrone e pensa ad andare a Venezia. Però il suo ambiente di formazione è fondamentale, eccolo in una mostra degli Eremitani. La mostra, allestita con ottimo gusto da Mario Botta, è per un certo verso la spiegazione del tema che abbiamo appena affrontato. Donatello da un lato, Squarcione dall'altro. Uno Squarcione curiosamente condannato da una damnatio memoriae a veder scomparire le facce, come se grattate con cattiveria. Ma con quel gusto fumettistico bizzarro che è suo. Radicalmente in opposizione con un Donatello che lavora allora per la Basilica del Santo, esaltatore di una classicità in fase di scoperta. Sacerdote di qualità fiorentine che stanno per spargersi attraverso l'Italia. Esperto del bronzo, delle sue patine e delle sue dorature. Capace di trasformare il bassorilievo del sarcofago romano antico in un percorso di trompe-l'œil architettonico, dove il bassorilievo, passando dal marmo al bronzo, si può permettere dei sottosquadra fino ad allora inattesi, perché solo la sapienza della cera persa consente di trasformare il bassorilievo già in un alto rilievo. E di dar vita moderna ad un linguaggio antico. Un Donatello che a Padova lascia come prima opera già un capolavoro. Lo Schiavone, Madonna in trono di marmo antico, con un Gesù bambino dall'aspetto pupazzosissimo, ma con il corallo della passione. Con quella curiosa passione per la natura morta, Cartiglio compreso, che si sviluppa in quegli anni nell'area dell'Adriatico. Da Urbino a Ferrara fin qua, ma dove qui appare, a mio parere, una delle prime mosche della storia della pittura. Quelle che un secolo e mezzo dopo riempiranno tutti i quadri fiamminghi. Questa mosca potrebbe essere un poco fiamminga perché Petrus Christus la dipinge già 10 anni prima, ma in modo serio. Qui la mosca diventa ironica, aristotelica e giottesca. A Venezia Mantegna compie il primo salto di classe sociale. Passa dall'essere artigiano colto all'essere artista colto. Entra nella famiglia dei Bellini, sposa una delle figlie e scopre un mondo dove l'intellettuale parla con l'artista, a differenza di Firenze, dove di solito l'umanista indica all'artista ciò che deve fare. A 22 anni, ma già da 3 anni, Ulisse degli Aleotti lo ha definito il maestro che sa scolpire in pittura, il più grande pittore vivente. L'imparentamento coi Bellini, la famiglia chic veneziana di artisti inseriti radicalmente nel mondo dell'umanesimo. Un Giovanni Bellini abituato a parlare con il mondo dei libri. Ai libri si dà anche Jacopo Bellini, con risultati sorprendenti. A questo punto entra nella nostra storia un personaggio fondamentale, Gregorio Correr, nipote di cardinale e pronipote di Papa Gregorio XII, veneziano. Coltissimo personaggio, cresciuto in curia, si è fatto le ossa nei concili antipapali di Basilea, si è raffinato nella scuola più raffinata di tutte, quella mantovana messa in piedi da Vittorino da Feltre.
quando mantiene a 12 anni lo prende in simpatia. Lo introduce nei meandri della cultura antiquariale lato libri, non solo lato oggetti. Poi quasi subito se ne va a Verona per diventare abate di San Zeno, carica che gli lascia in eredità lo zio cardinale. Con Mantegna continuerà per anni a intrattenere rapporti. San Zeno a Verona è un luogo importantissimo, fuori dalle mura della città, accanto alla torre di ciò che rimane del palazzo imperiale. Gregorio Correr ne diventa abate nel 1443. E sotto a questo soffitto appare in fondo la pala di San Zeno. Questa attualmente è una fotocopia perché quella originale è passata al museo per la mostra. Il passaggio da San Zeno alla mostra non ha suscitato poche polemiche sull'opportunità o meno dello spostamento, però queste polemiche trovano una soluzione intelligente in ciò che possiamo vedere. Intanto, per la prima volta, possiamo ritrovare la parte inferiore delle predelle della tavola nella loro restituzione ottocentesca, nella loro stesura originaria e nell'effetto che ha avuto su Degas. La crocefissione, furto napoleonico, mai restituito all'Italia, è diventata una delle opere centrali del Louvre, con alcuni dettagli che non possono non commuovere. Il grido del San Giovanni, il soldato in piedi e quell'altro in primo piano che è già totalmente cinematografico. Questa posizione sembra lontanissima dai primi passi della pala centrale dell'altare e può giustificare l'ipotesi che fra il 56 e l'inizio dell'opera siano passati tanti anni. Anche la chiappa del cavallo, vista da dietro, sembra rapportare tutto questo lavoro ad un'esperienza che si lega a Verona e che ritrovo nella chiesa dei Domenicani. Sant'Anastasia nel potente gotico dei Domenicani di Verona. Un documento che spesso il visitatore neppure nota, Pisanello. L'affresco, una volta staccato, è tornato a coronare l'arco gotico. E segno equestre inconfondibile, il sederone del cavallo. Lady elegantissima, cani, una serie di elementi che fra poco ritroveremo a Mantova. Opera fenomenale questa crocefissione. Il quadro torna replicato nell'Ottocento qua sotto. Ovviamente il soldato se n'è andato. Ma ci permette di fare un ragionamento sui tempi, perché i pupazzetti angiolotti sono probabilmente da legare alla piccola data che scorgo solo qua e non avrei mai visto in chiesa, il 1443. Secondo una intelligente teoria di Sergio Marinelli, questo 43, Mantegna 12 anni, corrisponde all'inizio dell'opera, la quale viene ultimata sul finire degli anni 50, quando Mantegna è ormai maturo trentenne. Le due date corrispondono a tutto il percorso di maturazione, dai pupazzini dell'infanzia geniale alla sensibilità drammatica adulta. Il bambolotto è diventato un adulto che soffre.
e la Madonna bambola Lenci è svenuta in un dolore di pietra fra le braccia delle pie donne. I quadri della predella sono stati gli ultimi dipinti e purtroppo rubati da Napoleone. Oggi uno è al Louvre e due sono nel museo di Tours. Poiché noi abbiamo appena restituito la stele di Aksum, lascio a voi un pensiero su queste predelle. Mostra di qualità anche quella di Verona. Soprattutto una mostra dove ricompare la mosca. Nel quadro di Francesco Benaglio, che raffigura un santo preoccupato e legnoso che sa più di Nord che di Veneto. Una mostra che permette di capire l'ambiente e i modelli. Come questo bambino Gesù sotto una Madonna che prega con mani di legno, mentre lui è già posizionato in quella curiosa posizione alla Sergei Eisenstein che apparirà fra poco con il Cristo morto. Quasi 50 anni dopo arriva l'altra pala famosa di Verona, con gli angeli cantori, così evoluti e cresciuti rispetto alla visione dei bambolotti di una volta, più metafisici che mai. Ma con una Madonna curiosissima. La bambola Lenci si è fatta bambola Jumeau, quelle di porcellana. E il bambin Gesù sembra fattosi leggermente buddista. Un quadro incredibile della fine del 400 che passa indenne attraverso tutto il XVI secolo e sembra ricomparire agli inizi del 600 con le dolcezze di Guido Reni. Terza tappa, Mantova. Ancora una volta forse per colpa del Correr, perché Correr era stato alla scuola di Vittorino da Feltre, dove si trovava anche allora il giovane marchese. Andrea Mantegna arriva in questa incredibile New York del 400 che è la Mantova del marchese Lodovico II Gonzaga. Ambiente rigorosamente ghibellino, perché per diventare marchesi e un giorno fra 50 anni duchi ci vuole l'imperatore. Con lo stesso marmo e le stesse colonne della Verona di quegli anni del 300 che con il 400 si trasforma in un ambito di cultura fiorentina con l'arrivo di Fancelli. Firenze e il Rinascimento nello stile, mondo alemanico però nell'appartenenza politica. A tal punto che lui, Lodovico II, si sposa niente meno che Barbara di Brandeburgo, per essere più politically correct. L'amore per l'antico e la smisurata passione per il mondo classico sono tra i principali elementi della cultura antiquaria che il pittore Andrea Mantegna condivide con il suo più importante committente mantovano, Ludovico. Mantegna arriva al punto di organizzare una sorta di avventura sulle tracce degli antichi. Una notte in barca sul lago di Garda con alcuni amici umanisti antiquari si reca alla ricerca di antiche vestigia.
Mantegna introduce a Mantova, dove arriva nel 1460, gli elementi di un nuovo linguaggio pienamente rinascimentale, equilibrato, netto, ma soprattutto venato di un fondamentale richiamo all'antico e al primato del modello romano che caratterizzerà d'ora in avanti la cultura e le scelte artistiche della corte di Ludovico Gonzaga. Ma di tutta quell'epoca gloriosa di Lodovico e di sua moglie Barbara di Brandeburgo, la testimonianza più magnifica rimane la Camera degli Sposi, che realizza Andrea Mantegna, diventato pittore ufficiale del casato nel 1460. E per la celebrazione della coppia verrà inventata questa straordinaria camera picta, la vera rivoluzione della concezione pittorica di quegli anni. Dammi un bacino d'amore, in cambio te ne rendo tre. Caso molto particolare Mantegna, forse genio precoce nella pittura come Mozart lo fu nella musica. A 10 anni va a bottega, a 12 inizia a sfornare quadri per conto proprio, a 16 inizia, a 17 conclude, a 17 anni va in causa di lavoro con il proprio padrone e pensa ad andare a Venezia. Però il suo ambiente di formazione è fondamentale, eccolo in una mostra degli Eremitani. La mostra, allestita con ottimo gusto da Mario Botta, è per un certo verso la spiegazione del tema che abbiamo appena affrontato. Donatello da un lato, Squarcione dall'altro. Uno Squarcione curiosamente condannato da una damnatio memoriae a veder scomparire le facce, come se grattate con cattiveria. Ma con quel gusto fumettistico bizzarro che è suo. Radicalmente in opposizione con un Donatello che lavora allora per la Basilica del Santo, esaltatore di una classicità in fase di scoperta, sacerdote di qualità fiorentine che stanno per spargersi attraverso l'Italia, esperto del bronzo, delle sue patine e delle sue dorature, capace di trasformare il bassorilievo del sarcofago romano antico in un percorso di trompe-l'œil architettonico, dove il bassorilievo, passando dal marmo al bronzo, si può permettere dei sottosquadra fino ad allora inattesi, perché solo la sapienza della cera persa consente di trasformare il bassorilievo già in un alto rilievo. E di dar vita moderna ad un linguaggio antico. Un Donatello che a Padova lascia come prima opera già un capolavoro. Lo Schiavone, Madonna in trono di marmo antico, con un Gesù bambino dall'aspetto pupazzosissimo, ma con il corallo della Passione. Con quella curiosa passione per la natura morta, Cartiglio compreso, che si sviluppa in quegli anni nell'area dell'Adriatico. Da Urbino a Ferrara e fin qua, ma dove qui appare, a mio parere, una delle prime mosche della storia della pittura. Quelle che un secolo e mezzo dopo riempiranno tutti i quadri fiamminghi. Questa mosca potrebbe essere un poco fiamminga perché Petrus Christus la dipinge già 10 anni prima, ma in modo serio. Qui la mosca diventa ironica, aristotelica e giottesca. A Venezia Mantegna compie il primo salto di classe sociale. Passa dall'essere artigiano colto all'essere artista colto. Entra nella famiglia dei Bellini, sposa una delle figlie e scopre un mondo dove l'intellettuale parla con l'artista, a differenza di Firenze, dove di solito l'umanista indica all'artista ciò che deve fare.
a 22 anni, ma già da 3 anni Ulisse degli Aleotti lo ha definito il maestro che sa scolpire in pittura, il più grande pittore vivente. L'imparentamento coi Bellini, la famiglia chic veneziana di artisti inseriti radicalmente nel mondo dell'umanesimo. Un Giovanni Bellini abituato a parlare con il mondo dei libri. Ai libri si dà anche Jacopo Bellini, con risultati sorprendenti. A questo punto entra nella nostra storia un personaggio fondamentale, Gregorio Correr, nipote di cardinale e pronipote di Papa Gregorio XII, veneziano. Coltissimo personaggio, cresciuto in curia, si è fatto le ossa nei concili antipapali di Basilea, si è raffinato nella scuola più raffinata di tutte, quella mantovana messa in piedi da Vittorino da Feltre. Quando Mantegna ha 12 anni lo prende in simpatia, lo introduce nei meandri della cultura antiquariale lato libri, non solo lato oggetti. Poi quasi subito se ne va a Verona per diventare abate di San Zeno, carica che gli lascia in eredità lo zio cardinale. Con Mantegna continuerà per anni a intrattenere rapporti. San Zeno a Verona è un luogo importantissimo, fuori dalle mura della città, accanto alla torre di ciò che rimane del palazzo imperiale. Gregorio Correr ne diventa abate nel 1443. E sotto a questo soffitto appare in fondo la pala di San Zeno. Questa attualmente è una fotocopia, perché quella originale è passata al museo per la mostra. Il passaggio da San Zeno alla mostra non ha suscitato poche polemiche sull'opportunità o meno dello spostamento. Però queste polemiche trovano una soluzione intelligente in ciò che possiamo vedere. Intanto, per la prima volta, possiamo ritrovare la parte inferiore delle predelle della tavola nella loro restituzione ottocentesca, nella loro stesura originaria e nell'effetto che ha avuto su Degas. La crocefissione, furto napoleonico. Celebrano il prestigio politico raggiunto dai Gonzaga sotto la guida di Ludovico III. In uno spazio dove passa l'aria, dove soffia il vento e dal quale si vede fuori fra le colonne dell'architettura. L'esterno e l'interno dialogano fin su nel cielo, che appare dal tondo centrale, nel quale tutto è in bilico e tutto deve dare una leggera sensazione di vertigine.
potrebbero d'un momento all'altro cadere. Forse lo desiderano pure. Fanno di tutto per uscire dalle ringhiere. Ci rimangono impigliati. Ci giocano preoccupati. Mentre le fanciulle dall'occhio bizzarro si divertono. E quel signore molto mediterraneo e conturbante sembra complimentare la signorina un po' troppo. Rischia di farle spingere la mano e la secchia potrebbe cadere sugli astanti. Come rischia di cadere la mela. E rischiano di cadere i cappelli dal pettine. Tutto in bilico. E il visitatore, che si trova sotto a guardare in su, si sente come al centro delle sfere celesti, in una rappresentazione tolemaica del cosmo, sotto al celeste pavone. Tutto scientifico e naturale, anche i cani, simbolo come sempre loro della passione per la caccia che diventa segno del potere. Tutto preciso, anche le calzature. Rispettate le singole cuciture, le fibbie con i piedi nudi, i colori diversi fra una calza e l'altra, e le scarpe trendy che riprendono e seguono la bicromia delle calze, moda d'allora, un mondo assolutamente sofisticato, quello fra autunno del Medioevo e esplosione del Rinascimento. E poi, per la prima volta nella storia della rappresentazione visiva, la dolcezza e la tenerezza dell'infanzia. E poi ancora, la fantasia totale, quella di una Roma antica reinventata, con dettagli invece citati e precisi. Le mura aureliane, il foro, il Colosseo, Castel Sant'Angelo in versione riletta e sublimata, nascosti fra le righe della pittura, i lavoratori che la stanno costruendo, la città ideale. Pio II e Nea Silvio Piccolomini. Lui, Lodovico II, raffigurato qua in una straordinaria cera persa di Leon Battista Alberti. Passiamo dalla mostra di Palazzo Ducale alla mostra di Palazzo Te. Le grisaglie sono fantastiche come vestiti per andare in banca, ma nel caso di Mantegna sono un'espressione linguistica, visiva, estetica e pittorica che spiegano moltissimo del suo lavoro. La sua pittura scolpita viene dal gusto per le antichità, le quali rivelano il passato con la pietra, ma non dicono nulla di come si dipingeva negli anni dei Greci e dei Romani. Qui il cesello della grisaglia si staglia su un fondo marmoreo. Lui, che arriva direttamente dal museo di Copenaghen, è incredibile. Qui la pittura si fa quasi miniatura, vive di velature raffilatissime. Eccellente il quadro che proviene dal Louvre. Pallade espelle i vizi dal giardino delle virtù. La corsa avviene solo di profilo, come nelle medaglie. I cherubini sono vere farfalle rumorose. Il giardino fra le rovine è una nuova architettura. Altro cumulo di cherubini pieni di denti, quello della Madonna col bambino oggi a Brera.
il mistero di un San Giuseppe che sembra Platone, calvo, con un curioso piccolo Battista che torna ad essere un bambolotto come quello dei primi dipinti veronesi e padovani. Infine il Cristo di Brera, che ha suscitato così tante polemiche e che oggi si rivede qua. Prospettiva albertiana o visione mistica. Infine Mantova offre una selezione della scultura dell'epoca, quella che a Mantegna si apparenta e quella alla quale Mantegna si lega. Considerato il più grande della sua epoca, poi dimenticato dalle sciccherie muscolate successive del Rinascimento tosco-romano, cancellato nella memoria dall'arrivo successivo di Giulio Romano, riscoperto oggi non solo come grande, ma come assolutamente necessario all'evoluzione di quella lingua particolare che è la pittura.